E alla fine anche Paolo Bonolis, personaggio di punta di Mediaset, o per meglio dire della televisione italiana, è arrivato su Instagram, il social network per eccellenza di foto, la community aperta a tutti che offre a tutti la possibilità di caricare ogni giorno, quindi quotidianamente, una o più foto, una o più immagini per far sapere dove eventualmente ci si trova. Ed ecco che Paolo Bonolis sbarca dunque su questo social network, probabilmente, ma non ne sono sicuro, grazie all'aiuto della moglie, la bella Sonia Brovanelli, e finalmente potrà esprimere quello che è il suo personale punto di vista e al tempo stesso lanciarsi anche a i più disparati selfie. Tuttavia il famoso conduttore, che vi ricordo attualmente si trova in vacanza in una straordinaria meta marittima, non posso e non voglio rivelarvi di quale parte del mondo si trova, anche perché altrimenti violerei la sua privacy e non mi sembra giusto, non mi sembra onesto. Pensate che ha messo proprio un video messaggio pubblicandolo nel suo profilo, in cui per l'appunto fa un hashtag davvero sopra ogni immaginazione, che va veramente a essere considerato come il non plus ultra della personalità umana. Vi ricordo altresì che proprio il buon Bonolis qualche giorno fa ha invitato tutti a diffidare da quelli che vengono chiamati come i profili falsi, visto che i profili falsi nel web sono veramente troppi ed è difficile estirparli e quindi farli cancellare. Niente, io vi ringrazio per l'ascolto, io vi ringrazio per la visione del presente video, dico a Paolo che ho un bellissimo ricordo di lui, perché vi ricordo che ho avuto il piacere di scattare una foto in sua compagnia, un selfie, qualche anno fa di tempo, quando venne ad una facoltà universitaria, e sono rimasto molto contento di avere questa foto che tengo nel mio profilo di Facebook gelosamente, perché fu un momento bello e piacevole. Poi Bonolis disse delle parole che secondo me sono sacrosante, sono straordinarie. Parlò, nella fattispecie concreta, per chi volesse saperlo, di comunicazione. E lui, che è il re della comunicazione per eccellenza, riuscì a dire delle cose sorprendentemente interessanti. Detto ciò, voglio ringraziare voi tutti per il gentile ascolto, voglio ringraziare voi tutti per la gentile visione, voglio dire a Paolo di continuare così, di buttarsi anche in altri social network, sia intenzione, come per esempio Twitter, come per esempio Facebook, se è realmente lui quella che è la pagina aperta, ed anche però in altri social, perché lui che è un gran comunicatore, secondo me, può trovare in questi social, un settore in cui poter comunicare a 360 gradi. Bene. Complimenti a Paolo, diffidate sempre dai profili falsi e un caro saluto a voi tutti.